Jam TV. Sua Altezza l'astro solare, che non ammiro granché, mi lascia al buio, sì, ma che importa a me, ho appuntamento con te. La luce che amo guardare sono i tuoi occhi per me, d'altro non voglio parlare, ho appuntamento con te. Questo pubblico che è davanti è un pubblico di rockettari duri e puri, ascoltano Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden, quindi non sanno un cazzo di Georges Brassens. Quindi gli vuoi sintetizzare chi è stato Georges Brassens e soprattutto, invece questa è la mia curiosità, tu quando hai ascoltato per la prima volta Georges Brassens? Allora, intanto io credo che ci sia, se per rock si intende la trasgressione, insomma l'andare controcorrente, io credo che sia un Brassens sia proprio un fulgido esempio di tutto questo. Non fa rock come genere musicale, come intensità di decibel, ma è potente, forte, trasgressivo. Pensate che queste canzoni, cioè questa, La cattiva reputazione, che è un po' la canzone manifesto di chi proprio non voleva consegnare e suggerire alcunché a nessuno, tantomeno essere un metro a panselio, fuggiva veramente su questo. E queste due canzoni sono datate 1952, e questo nel 1952 dice: modestamente, dove vivo godo di pessima reputazione. Questo è l'ingresso, no? E la trasgressione e l'ironia, perché qui proprio nasce con questa canzone Brassens, nel suo modo di porsi, il tratto ironico sempre presente, cioè tutti sparlano di me tranne i muti, no? Beh, non ha da sé, insomma, no? Tutti indicano me tranne i monchi. Allora dice: ma guarda che azzardo, questo ce l'ha con chi non ha voce, con chi... no, perché dice, e questo è il senso brassensiano della cosa, perché se questo avesse il dito, sarebbe lui tra la folla a indicarmi come uno che non segue la strada della brava gente, dei bigotti, del perbenismo. Quindi c'è molta trasgressione. Quell'altro urlerebbe anche lui contro di me se avesse voce. Ragione, ho una cattiva reputazione. Io avevo uno zio francofono di Quebec, allora si ascoltava in questa casa, anche un po' nella casa mia, soprattutto musica classica, quindi l'impostazione di musica classica. E tra la musica che si, perché una volta si ascoltava molto musica, cosa che adesso si stava anche abbastanza in silenzio, si ascoltava. E tra i dischi che questo zio proponeva, mio zio Marc, di Quebec, e aveva una piazza d'onore piuttosto importante, Brassens. Ovviamente io, ma credo di averlo detto nel libro che poi andremo a suggerirvi, di perché qui facciamo altre cose, il libro è tutto un altro viaggio all'interno di questa personalità, che è veramente degna di nota, lo dico al di là del bisticcio di parole. Io non lo so cosa sia successo, io ero piccolissimo. Quanti anni avevi? Avevo, credo, posso dire, erano gli anni 60, poi parliamo di questo leggermente, di cos'era quel tempo. E è stato visto... Parliamo di cos'era quel tempo a Carate Brianza. Sì, c'è molto da dire, c'è molto da dire. Loro però avevano questa casa a San Donato Milanese, quindi già ci si accostava alla metropoli. E io credo di aver avuto 8 anni, 7 anni, una roba così, 10 anni. E è stato un coup de foudre. Sentire, fra l'altro, colpo di fulmine, ve lo dico. Ormai è bilingue. Gioco allungo la gamba, e perché tacere? Chi non sta al gioco lo faccio cadere. Ma non fa...
faccio male o torto a nessuno, se lascio scappare un povero uomo. Voi dovete sapere che Alberto Patrucco è anche un piccolo paradigma per noi giornalisti, no? Nel senso che quando me, oh, ho intervistato Patrucco, ma quante domande gli hai fatto? Una. Allora io vorrei battere il record stasera. No, scusa. Dal pianoforte fioriera alla chitarra, o comunque al fare canzoni magari di altri o tue, non so, come è cominciata questa tua attività parallela anche di chansonnier? Allora, io ero partito con la voglia e il desiderio di suonare. Allora, la chitarra è stato un adattamento, perché poi ho fatto 5 anni di collegio, non c'era il pianoforte, perché io ero in un collegio laico, questo lo dico così, perché allora c'erano invece dei frati, non so, insomma, una confraternita, probabilmente c'era Kirill che già dirige, no vabbè, per dire. No, non erano ortodossi, erano dei nostri, e allora io vado a chiedere se potevo fare, e anche loro avevano un convitto religioso. Vedi, ci sono degli spunti brassensiani, cioè io non volevo andare, io volevo stare nel mio... Io allora vado con la mia mamma, se mi facevano toccare un po' il pianoforte, eccetera, pagando ovviamente, il giudice dice, no, questo, se venisse in convitto da noi, vedi il mercato, io ho detto no. Insomma, eravamo piccoli, ma già sufficientemente bastardi per insomma, non cedere alle lusinghe e alla violenza, seppur non manifesta. E allora io mi sono preso una chitarra così che tra l'altro gli allievi di mio padre mi hanno regalato una chitarra un Natale, io volevo iniziare con la chitarra, mia mamma ha detto ma no, se inizi a suonare una cosa parti da uno strumento completo, e allora con grandi sacrifici, non c'erano, mi ha preso un pianoforte, mi ricordo costava 60.000 lire, era di 792esima mano, appena non so, non ti dico i tasti come erano, si scordava sempre, però. E io ho iniziato il pianoforte, la chitarra, ho ritirato fuori quella chitarrina, me la sono portata in convitto e ho cominciato a capire. Infatti la suono malissimo. Avevo perso faccia e testa, mai detto ti amo. Poi faccio cabaret ma il cabaret in Brianza? No, il cabaret e lì si andava a Milano. E allora, quando ho iniziato io, ma poi faccio una digressione senza... Sì, io mi siedo però no, sulla sì, digressione. Sì, no. Lo stereotipo del cabarettista milanese era... comico, che non si poteva dire comico perché quelli ci tenevano a essere cabarettisti, io sto parlando di metà anni 70, un po' anni, io ho debuttato nel 76, ma dopo appunto ne parliamo quando sarai seduto, perché okay. Non voglio approfittare. Lo stereotipo del cabarettista milanese, mutuato appunto dalla Francia, cioè, si cantava molto nei cabaret a Milano, adesso l'omologazione vuole che si sia tutti comici. Ma infatti il cabaret non è la comicità televisiva. Non c'entra nulla. Qu'est-ce que c'est le cabaret? Ma qu'est-ce que c'est? Allora, io entravo nel rutilante mondo del vassoio intorno al cabaret. Ne abbiamo sentite di migliori, vabbè. Nel 70. No, dai, non era. Vabbè, poi vedremo, magari l'aggiusto meglio. Sì. Però insomma, se qua la proviamo. Nel 1976 e ho beccato lo sciame sismico di quella roba lì, di quello che era il cabaret vero, mutuato dalla Francia. C'era ancora il derby, ma il derby stava già declinando Derby Club, locale milanese. Storico, stava già declinando verso una forma di spettacolo che si avvicina più al varietà, cioè, per carità, tutta roba dignitosissima, non è che uno dice il cabaret, perché... però nel cabaret si cantava molto. E lo stereotipo del cabarettista milanese era cabarettista
più, diciamo, comico, perché l'eloquio era sempre piuttosto sull'umoristico, sul divertente, e chitarra, erano un cioè comico, erano un tutt'uno. Walter Valdi cantava Ianna, ma pensiamo a questo passato, Iannacci, lo stesso Gaber, insomma, tutta gente che usava la musica e poi diceva delle cose, ma non puoi accostare questi ai comici. Queste erano delle personalità, chi si esprimeva per aforismi, chi per battute, chi per... ma lungi dall'essere comico. E questa era la prerogativa di io che iniziavo, ecco che vengo ad un... cioè, addirittura capitava, era così un tutt'uno, cabarettista, comico e chitarra, che capitava che a fine serata la chitarra scendesse in guardaroba e ritirasse lo spolverino e il cabarettista si infilasse nella custodia. Dove la... questo ha funzionato di più di quella, però mi spiace un po', perché... Che cazzo? No, perché avevo investito molto su quell'altra, poco su questa, e invece vedo che questa qui ha preso. Allora, tolgo l'altra e tengo questa, salvo con nome questa qua. No, ma dicevo, il cabarettista è un po', cioè, il rapporto comico e chitarra è un po' come la barretta al cioccolato. Allora, vabbè, dove c'è più latte meno cacao, anche qui è presa per il culo. Ma scusa, se è il cioccolato, perché chiama la barretta lattata, lattante, non lo so, ma non barretta, io voglio la barretta al cioccolato, dice più latte meno cacao, e col cabarettista qua. Allora io che iniziavo a muovere i primi passi ho detto caspita, e suonichiavo a malincuore, dico abbandono la chitarra, perché dico caspita, se devo organizzare una partenza intelligente, trovare Giacodo in garage mi disturba. Suonavo. E allora questa qua è un po'. Però dai, va bene. E allora affino, dopo magari ne parlo, il tratto satirico, perché quasi nessuno raccontava storie, faceva, ma nessuno aveva l'occhio sull'attualità. E loro e non solo, riscontravo che. Che era una roba presa anche dagli Stati Uniti, insomma, gli stand-up probabilmente, ecco, sì. Di adesso, allora io non lo so, però sì. Perché lì lo stand-up ha molto il gusto della provocazione, del innervosire, sì, per liberare, no? Mentre invece ho detto, boh, io provo, investo sull'attualità, mollo un po' la chitarra, la musica non ne ha sentito dolore. No, è andato avanti tutto benissimo. No, qualcuno, intanto non c'erano le mail, probabilmente qualcuno magari dai suona ancora, ma non pochi, è arrivata apposta. Pochi, no, pochi. No, zero proprio. Nessuno se l'ha gnato che io mollassi lo strumento, e allora e così mi sono fatto poi monologhista. Se vogliamo uno stand-up comedian ante litteram, se vogliamo, perché allora non era così. Bene, è tutto qua. Dove ti esibivi a Milano? Allora io ho debuttato in un locale che adesso sarà credo un parcheggio, un negozio di telefonini, che era in Corso Sempione, si chiamava La Bullona Cabaret. Mi manca. C'era mai nessuno, non c'era mai nessuno. Però ho debuttato. Il nome non era un granché. La Bullona, sì, perché il quartiere era la Bullona, eccetera. Ed erano, ma ce n'erano tanti a Milano, c'era il refettorio, era pieno di questi. Refettorio, la Bullona, ovviamente il Derby, che era un po' la scala del cabaret. Diciamo. Cabianca. Cabianca però è posto, è tutto dopo questa cosa qua. Il Cabianca, ma poi c'era il 7 più. Dove appunto bravo 7 più perché erano eccetera eccetera. Ma tu ti ricordi un pezzettino che facevi allora? Io l'ho dimenticato volentieri. Cioè, ho voluto proprio ho fatto delle sedute anche dallo psicologo, toglimi quel, mi tiri via quella parte lì, proprio quel periodo 76-78, via. Poi non ricordo cosa facessi, però ero lo spirito, il tratto era un po' quello, cioè il tentativo di rivoltare, insomma, io parto sempre dai no, non ho mai voluto parlare di sesso in modo esplicito, di rapporti uomo-donna, robe del genere, non so, cioè parli delle cose di cui di sai, pubblicità, sì, certo. Questa è arrivata, hai visto? Questa è arrivata. Questa è molto bella.
Anzi, poi se non mi chiedi una ciliegia... No, non ti chiedo niente. Allora te la ciulo. Mi sono legato a una pupa che se la sdrai chiude gli occhi. Mi sono legato a una pupa che dice mamma se la tocchi. Thank you.